più 23% delle esportazioni nel primo trimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018, con un'impennata ancora più forte segnata dai metalli preziosi con un più 40%. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal rapporto sull'economia della provincia di Arezzo presentata dalla Camera di Commercio, dati che seppur positivi invitano comunque alla prudenza. Beh, credo che per alcuni settori possa ancora essere segnalata una grande sofferenza, a cominciare da quello delle costruzioni, il settore del commercio che vediamo attraversato da cambiamenti epocali, faccio solo un riferimento al commercio online, quindi è un cambiamento di pelle molto molto radicale. Altri settori, come vediamo quelli che hanno forti brand, forti connotazioni di mercato, a cominciare dal nostro Made in Italy, dalle nostre produzioni di eccellenza, come il nostro agroalimentare, ad esempio, e invece questi sicuramente sono quelli che significheranno maggiore crescita, non per niente nel valore aggiunto che, ripeto, cresce dello 0,8% complessivamente, ma chi cresce di più all'interno è l'agricoltura, ad esempio, con un più 3,1%. La provincia di Arezzo, con una popolazione di oltre 340.000 abitanti, si caratterizza per una forte propensione alle attività imprenditoriali. Sono infatti presenti oltre 37.000 imprese, con una densità media di circa un'impresa ogni 10 abitanti, dato che la colloca tra le prime 18 città italiane per intensità di imprese in rapporto alla popolazione. Ne esce un'istantanea di uno scenario abbastanza complesso, molto articolato, direi anche ricco di insidie, dovuto soprattutto a questo atteso rallentamento dell'economia mondiale. È uno scenario che presenta però anche alcune opportunità, queste bisogna evidenziarle, le grandi piste di lavoro e la grande performance del turismo, le opportunità legate al digitale, al 4.0, le opportunità legate ai due grandi pilastri della nostra economia che sono l'oro e la moda. Il turismo ci sta dando grandi soddisfazioni, si è chiuso il 2018 con un incremento dei turisti in terra di Arezzo, comune di Arezzo del 23%, in provincia del 13%, questa è una pista di lavoro straordinario, nel medio-lungo periodo Arezzo cresce più della Toscana. L'occupazione come siamo? Guardi, l'occupazione è in recupero, siamo al 9,3%, è altissima ancora quella giovanile però, e qui anche qui ci sono tante contraddizioni, alta disoccupazione giovanile ma le imprese non trovano i profili che hanno bisogno, siamo a una difficoltà di reperimento molto alta, oltre il 30%, soprattutto su quelle che sono le alte professionalità,